Sono benvenuto a Anna Tonesi, professoressa di storia contemporanea presso l'Università Carlo Po di Urbino e anche docente di storia del giornalismo e storia dei partiti politici. E i ringraziamenti vanno anche a Largo, ovviamente, questa libreria che ci consente di fare questi incontri e ci sostengono, insomma, quindi sosteniamo anche noi la libreria, perché è importante che ci sia così com'è, insomma. E il ringraziamento anche a Maurizio Maduri, che è sempre così, insomma, per le riprese che facciamo, e quindi soprattutto a tutti voi. È sempre un'emozione trovare qui le persone. Scusa, Maria, c'è un posto orchestra in quello che si c'è. Dunque, allora, siamo qui a parlare del libro di Anna Tonelli, Gli Irregolari, Amori Comunisti ed anche della Guerra Fredda. È un libro che come gruppo storia abbiamo scelto. Sono il 10 marzo, sono 5 anni di attività del gruppo storia. Abbiamo incontrato, abbiamo sviscerato, fatto incontri su argomenti molto importanti, tipo, non so, per l'economia, con Federico Caffè, sulla Capitale, con Claudio Pavone, che ci ha portato poi alla storia di Roma Capitale, e poi sulla Resistenza, sul sindacato, gli incontri gramsciani. Non è per autoreferenzialità, ma soltanto per dire che questo libro ci ha colpito perché si parla di amori comunisti a tempo della Guerra Fredda, quindi si parla di rapporti, di cui di solito la storia non ne parla, la storia si ferma, no? Si parla di amori che finiscono, e non vogliamo certo discutere di questo. Cioè, nella rappresentazione, non abbiamo parlato prima, c'è la citazione The Cure Disintegration, quindi non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare di quello che è successo nel Partito Comunista, in un partito che per tantissime persone, per tantissimi anni ha rappresentato un sogno, e che cosa è successo quando il sogno diventa realtà. E il libro di Anna ci ha anche colpito perché che ha avuto molte discussioni, molti dibattiti su questo argomento, perché lei tratta questo argomento da un punto di vista assolutamente documentale, scientifico. Le note sono preziosissime, attraverso queste note siamo andati ad aprire tantissime finestre. Parlare di questi argomenti in qualche modo ci ha fatto risuonare anche l'attualità, perché noi il gruppo storia ci piace studiare sulla storia, ma soltanto se poi riesce a dialogare con il presente. E uno dei metodi di Anna Tonelli per ricostruire questi percorsi è che è vero che si parla, come da sottotitolo dice, amori comunisti al tempo della Guerra Fredda. Ma lei va a ritroso, quindi ci costringe a leggere della Resistenza, ci costringe a leggere degli anni 30, tra altre cose, e poi la Guerra Fredda è il periodo che precede il movimento, non la rivoluzione del 68, il movimento delle donne, quindi un libro che si incasella proprio bene in questo percorso. E io, il tempo non è tantissimo, perché alle 7:30 dovremmo chiudere. Soltanto due cose volevo dire, perché poi ci sono tante domande che le persone più preparate di me hanno delle risposte che vorranno fare. E che ci sono stati due momenti in cui questo libro mi ha risuonato. Uno, a un recente convegno di economia, la presentazione di un libro di economia. Per me l'economia è molto importante, appunto sono partiti con la figura di Caffè, di un libro di due persone che poi hanno fatto anche parte del gruppo storia, lo dico con un po' di autoreferenzialità, questa volta è vero, si chiama Quale Crescita, e sono economisti seri, onesti. Sembra che oggi l'economia abbia preso il posto della storia, l'economia sia quella che dice come dobbiamo comportarci, l'economia ci dice che l'obiettivo è quello di ottenere qualche cosa, come per la morale cattolica, bisogna essere buoni per avere un premio dopo. L'economia oggi dice che bisogna avere sempre qualche cosa alla fine, un risultato, anzi dice una cosa in più: se si è in meno, se si è in pochi, per ottenere risultati è ancora meglio, perché c'è tanto per pochi. Tant'è che abbiamo sentito dire che oramai lo 0,87% delle persone ha tanta ricchezza quanto il resto che arriva al 100% delle popolazioni. E questi economisti onesti parlano c'è una crisi antropologica in atto, dell'esigenza dei rapporti. Quindi partiamo dai rapporti: qual è il miglior rapporto, quello dell'uomo-donna nella politica? Un rapporto che è contaminato e che vuole essere contaminato. E proprio su questa cosa, e poi passo la parola ad Anna, c'è stato un altro convegno che mi ha molto colpito, proprio rispetto a questo discorso del rapporto uomo-donna, un convegno che è stato fatto a settembre a Cinecittà,
dove una giovane docente, molto brava, veramente fatta sperare nella scuola, e uno psichiatra si incontravano per parlare di femminicidio. La parola femminicidio che portava quindi alla femmina e al maschio come realtà biologica. Tutte e due queste persone hanno fatto la riflessione che si deve parlare di uomo e donna, che sono due concetti culturali. D'altro canto la cultura sono 2000 anni che è fatta da, o da religiosi, moralisti, o da razionali all'affettivo. Essendo quindi un concetto di cultura dominante, però è anche modificabile, quindi noi affrontiamo questa sera con questo piccolo, questa voglia di fare questa cosa. Veramente ora arriviamo al libro, spero di aver detto tutto, e cito, leggo da pagina 53, diciamo, del libro che vi consiglio di leggere, perché veramente è anche un libro di diritto, per quanto attraverso gli atti di tutto quello che succede emerge la situazione di queste persone. Una cosa importante è che le donne che sono coinvolte, tutti pensiamo poi alla Montagnana, moglie di Togliatti, a Teresa Noce, moglie di Longo, ma in realtà non si parla soltanto di grossi personaggi, perché questi personaggi hanno poi in realtà avuto riflessi sulla vita di tutto il popolo comunista, di tutta la massa comunista. Allora, comincio a leggere questa brevissima frase, è una frase di Teresa Noce, appunto moglie di Luigi Longo, siamo nel 1955, lei ha 55 anni, è nata nel 1900, è già successo tutto, lei è una sertina negli anni nel 16, diventa poi, insomma, negli anni tra 16-17 anni, poi diventa operaia alla Fiat, poi diventa subito comunista nel 22 ed entra subito nel ruolo della persona importante dentro il Partito Comunista, quindi si muove in Francia, Spagna, Russia e torna in Italia, fa parte dell'Assemblea Costituente, è una delle donne che si astiene sull'articolo 7 perché non vuole che l'indissolubilità del matrimonio entri nella Costituzione come previsto dal Partito Comunista. E ha fatto la legge sulla maternità, è conosciutissima in tutto il mondo perché poi spesso gli uomini danno alle donne la capacità, l'aria della maternità. Lei fa questa legge importantissima, quindi è una donna che ha fatto tutto e gli arriva anche il famoso divorzio, come lo definisce Anna Tomelli, a sua insaputa. Luigi Longo va nella Repubblica di San Marino, chiede l'annullamento del matrimonio, lei lo sa attraverso i giornali e insomma diciamo si ribella questa cosa. E quindi succede anche questo. E tra altre cose pensavo oggi, è strano paese l'Italia che ha questi due stati stranieri, vorrei che quello che sta più vicino a noi avesse la stessa influenza di quello che sta vicino a te, cioè invece mi sembra che le cose non siano così. Quindi lei scrive nel 55 per un articolo che compare nella pagina della Donna, lei incita le donne a imparare a dire di no, e dice, a dire di no al marito quando non la si pensi come lui, sia che si tratti dell'educazione dei figli o di un atteggiamento politico, come si è imparato a dire di no al padrone. E imparare a dire di no al compagno di lavoro, al membro della commissione interna, al dirigente sindacale, quando questi vuole disinteressarsi dei problemi delle donne che lavorano. Qualche riga dopo, leggo, il costume di partito, 1950, statuto del Partito Comunista. Ogni membro del Partito Comunista deve comprendere che a lui guardano i compagni di lavoro e di studio, i vicini di casa, i conoscenti e i parenti, come un combattente per un mondo migliore, per una società più giusta e più sana. E deve perciò preoccuparsi costantemente di essere di esempio con la sua vita privata, con la condotta verso la propria famiglia, i vicini, i compagni di lavoro, con il comportamento morale, l'onestà, lo spirito di solidarietà umana e sociale di cui dà prova. Ciò è tanto più necessario quanto più un compagno è conosciuto per l'attività che svolge e per le cariche che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica. Beh, insomma, sono gli stantini. C'è qualcosa che stende. Qualcosa che stende. Io adesso ti lascio e ti dico, però invece ti lascio con le tue parole che tu metti nella prefazione, che mi hanno colpito, non è che vogliamo soluzione, parliamo, vogliamo conoscere di questo periodo, di questo presente senza storia. E tu dici una cosa che mi ha colpito molto, è qui, eccola qui, quando parli della coppia nella clandestinità. L'esigenza di la consuetudine rispetto agli amori brevi che ci sono, rispetto invece un impianto consolidato tra le coppie, con la coppia di combattenti pronta a condividere pericoli, fughe all'estero, periodi di stacco, arresti e detenzione. Le esigenze della clandestinità finiscono per trasformare e modellare anche i rapporti a due.
sostituendo l'affettività con l'esclusività di un fine rivoluzionario che condensa slancio ideologico e orizzonte ideale. Mi verrebbe da dire che sostituire l'affettività con lo slancio ideologico non porta molto bene. Lascio la parola ad Anna Tonelli. Grazie. Grazie a voi di questo pubblico numeroso, so che avete anche studiato questo libro, quindi questo mi rende davvero molto orgogliosa. E vi chiedo scusa per gli occhiali scuri, ma il vento di ieri mi ha provocato la congiuntivite, ho un occhio che gocciola e mi dà fastidio la luce, spero che non sia un problema. E dunque parto a provare a spiegarvi perché mi è venuta l'idea di scrivere questo libro. Io sono una storica contemporanea e noi viviamo in una contemporaneità in cui i rapporti personali, il cosiddetto privato, è alla base di qualsiasi tipo di nostra considerazione, di tipo politico, di tipo esistenziale, di tipo comportamentale. Quindi siamo abituati a vivere in un mondo, in una società in cui si parte dalle questioni personali, finendo addirittura quasi per sminuirle, per considerarle come basilari da ogni punto di vista, anche e soprattutto politico, no? I politici ora, ovviamente attraverso la diffusione dei media, si occupano sostanzialmente di raccontare se stessi, come cucinano, gli sport che praticano, come si vestono, la playlist, eccetera, eccetera, a scapito anche della discussione sui temi politici stessi. Quindi per noi sembra assolutamente normale che il privato coincida con la nostra vita e coincida anche con la visione della politica. Questo non era assolutamente vero nel passato, in cui le questioni personali, le questioni private, che raccolgono un ventaglio molto ampio di tematiche che vanno appunto dal rapporto tra i sessi, l'idea di famiglia, la questione appunto dell'affettività, dell'amore, dei legami, tutto questo era considerato qualcosa di separato, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista dell'agire quotidiano. La sfera domestica, la sfera intima era una cosa, la sfera pubblica era un'altra, quindi due mondi che difficilmente si incrociavano. Eppure le questioni del privato sono state comunque sempre centrali, non solo a livello, diciamo, di provvedimenti che poi hanno a che fare con il privato, no? Tutto quello che concerne quei piani che dicevamo prima e poi in teoria dovrebbe essere tradotto dal punto di vista legislativo in appunto leggi che vanno a incidere su questi piani. Però al di là di questo, tutto appunto quello che aveva a che fare con le relazioni di coppia, con l'idea anche della parola amore, tutto ciò era nascosto perché non rientrava in quella che doveva essere un'esposizione pubblica. Questo non significa che non centrassero questi temi, questi rapporti, anzi erano molto importanti ed erano importantissimi anche a livello politico. E quindi io sono partita da questo interrogativo: come e perché la politica nasconde questi temi e come e perché la politica invece ne deve tenere conto, almeno dal punto di vista della gestione interna, no? Due interrogativi che sono abbastanza pesanti. E per scioglierli e per tentare di risolverli avevo un'unica strada, che era quella di dare a questi due interrogativi, a dare
alla mia interpretazione, alla mia esposizione dal punto di vista storico, una serietà indiscutibile, cioè qualcosa che non fosse il frutto semplicemente di ipotesi, magari anche suggestive, ma che poggiasse su documenti, su qualcosa che doveva rimanere fisso e, come sappiamo, scripta manent, è da lì che bisogna poi partire. Perché non volevo dare l'idea, appunto, che fosse uno studio legato appunto alla nostra concezione, che quindi fosse uno studio più vicino all'idea appunto della società del gossip, ma nello stesso tempo dare una sorta di giustificazione e credibilità forte a questo studio, e quindi uscire dalla logica della poca documentazione. E quindi dovevo trovare questi documenti. I documenti, come è facile capire per chi fa ricerca, sono quelli che si trovano negli archivi, e non tutti gli archivi sono così accessibili, e vi dirò fra un attimo anche perché. E i documenti però devono essere legati a trovare un filo logico a questa ricerca, e il filo logico l'ho cercato e l'ho trovato in quello che è il partito per eccellenza di massa che ha formato le coscienze, e non solo le coscienze, cioè il Partito Comunista. E soprattutto studiare il Partito Comunista vuol dire studiare una parte consistente della realtà del dopoguerra, perché non è solo una questione di adesione, di simpatia ideologica, ma perché il Partito Comunista ha costruito una vera e propria fede, la fede rossa, in cui poi tutti quei temi di cui si diceva prima erano particolarmente presenti. Quindi studiare il Partito Comunista significa studiare una parte consistente della penetrazione dell'ideologia e delle politiche della società. Ma non solo, perché a partire dal Partito Comunista abbiamo ben presente anche l'antagonista del Partito Comunista e la cultura che sta alla base dell'antagonismo, cioè la cultura cattolica più che la cultura democristiana. La Democrazia Cristiana è il partito che affida i temi del privato soprattutto alla Chiesa, quindi è una sorta, diciamo, di delega abbastanza forte e pesante. Quindi studiare il Partito Comunista vuol dire anche avere ben presente la cultura cattolica, tanto che in maniera piuttosto appropriata si può parlare in questo periodo della presenza delle due chiese dal punto di vista appunto dell'organizzazione dei riferimenti ideali e dei valori che vanno a comporre appunto la formazione dei cittadini, la Chiesa comunista e la Chiesa cattolica, due terreni, due campi che si guardano l'un l'altro, che in molti casi si contrappongono, ma in molti casi coincidono. E uno dei temi, dei campi in cui questo è molto chiaro, molto dichiarato, è proprio la considerazione delle due chiese rispetto al privato. Quindi studiare la reazione, l'atteggiamento del Partito Comunista su questo tema vuol dire tenere presente esattamente anche l'altro campo antagonista, no? In cui proprio si giocano una sorta di egemonia, usiamo sempre il termine gramsciano da questo punto di vista. Quindi studiare il Partito Comunista voleva dire studiare una parte consistente della società italiana e studiare anche una sorta di dualismo con la cultura cattolica, cioè studiare la realtà italiana di fatto,
che non dico che esauriva quasi completamente, ma insomma ci andiamo molto vicino. E quindi il mio intento è stato appunto quello di cercare di capire come e in che modo il Partito Comunista affrontava questo tema delle relazioni fra i sessi. E per studiarlo appunto ho seguito un termine d'inizio e un termine di fine, anche se ovviamente il titolo non esaurisce tutto. Cioè il termine d'inizio, l'ha già detto Sonia prima, è cercare di capire come si formano le coppie, qual è il senso affettivo e dal punto di vista anche proprio delle relazioni durante la guerra e quindi nel campo molto ampio, articolato e controverso della resistenza. Perché questo è l'incipite, perché è particolarmente importante anche per capire cosa succedeva dopo. Perché appunto la resistenza è il momento in cui l'ideale rivoluzionario viene anteposto rispetto a tutto il resto. Si formano le coppie e soprattutto si ha poca possibilità di avere una vita affettiva normale, perché l'importante è la militanza antifascista, la lotta contro il nemico, quindi la vita di stenti, le fughe, gli arresti, queste vite spericolate davvero da un certo punto di vista entusiasmanti nella lettura, finivano inevitabilmente per soffocare l'aspetto appunto privato, affettivo. E quando non lo soffocava era dovuto ed era legato soprattutto a una militanza comune. Era molto difficile poter sostenere l'esistenza della coppia fuori da questo ambito rivoluzionario. Ci sono esempi e anche racconti molto sofferti in cui si dice che il militante o la militante comunista ha difficoltà nel gestire la propria vita intima con il proprio partner cattolico, che invece quella priorità non la sente. Però diciamo che sono casi abbastanza isolati. In genere la coppia è la coppia rivoluzionaria, quella che appunto sta insieme perché è unita dall'ideale rivoluzionario. E quindi ovviamente anche questo è detto in senso generale, però insomma la tendenza comune è quella. E cosa succede quando finisce la guerra, crolla il regime fascista e quindi viene a meno il nemico, no? Viene meno quel collante che invece aveva funzionato molto bene fino a quel momento. E il risultato è che gran parte delle coppie rivoluzionarie si sfaldano, si rompono. Perché si rompono? Anche questo è un interrogativo che ha bisogno di essere sciolto. Intanto perché c'è la voglia di normalità, no? Dopo il ventennio fascista, ma soprattutto dopo la guerra che ha completamente sottratto quelli che sono gli elementi di base della vita normale, si sente l'esigenza di respirare un po' di più, si sente l'esigenza di divertirsi, di anche adagiarsi da un certo punto di vista a questioni che ti fanno dimenticare la durezza di quegli anni. Quindi la voglia di normalità e la voglia di felicità mi ha colpito molto leggendo moltissimi diari, memorie appunto del primissimo dopoguerra, in cui questa parola emerge, no? C'era la voglia di felicità dopo i lutti, le privazioni, le carestie della guerra, insomma era legittimo cercare il proprio sprazzo di felicità. E questa normalità molto spesso coincide, ma solamente per una parte, anche questo, su questo ci torneremo,
coincide con l'idea di avere dei rapporti affettivi nuovi. Perché un'unica parte? Perché è una, diciamo, prerogativa quasi ed esclusivamente maschile. Chi rompe i matrimoni sono soprattutto gli uomini, sono che vanno alla ricerca, anche qui il luogo comunissimo, ma insomma la storia questo ci racconta, di donne più giovani, di donne che hanno caratteri più docili, anche questo tristemente luogo comune, in cui le militanti, le rivoluzionarie sono quelle descritte, ma anche la realtà lo dimostra, donne dure, donne appunto che sono state in grado di sopravvivere a quella triste esistenza e quindi hanno dei caratteri forti. Gli uomini cercano invece appunto nella nuova stagione una sorta di, chiamiamola anche di remissività da un certo punto di vista, no? Comunque una voglia di cambiamento. E quindi gran parte dei matrimoni si vengono a rompersi e tra questi matrimoni naturalmente abbiamo anche i matrimoni dei comunisti. Cosa succede da questo punto di vista? Se mi dilungo troppo fermami perché io potrei parlare fino a domani mattina. Faccio un attimo l'excursus, poi dopo lascio ovviamente spazio a voi. Cosa succede appunto per i comunisti? Succedono due cose fondamentali. Il Partito Comunista è per eccellenza il partito che è contrario allo scioglimento dei matrimoni attraverso la sacra rota religiosa. La sacra rota che cos'è? È ovviamente il tribunale ecclesiastico che annulla i matrimoni, non dico il credo a nessuna blasfemia, dietro pagamento, basta pagare e i matrimoni vengono annullati. E i comunisti hanno sempre fatto una battaglia durissima anche attraverso i loro organi di stampa contro quella che viene definita la sacra rota borghese, quindi l'annullamento, una pratica utilizzata dai borghesi che avevano i quattrini per poterlo fare. E quindi non possono assolutamente percorrere quella strada, perché entrerebbero appunto nel campo nemico. E quindi si inventano un altro bel escamotage. Vanno a annullare i matrimoni a San Marino. In che modo? Intanto è una repubblica vicina, quindi era abbastanza facile arrivarci. Ci sono governi socialcomunisti più o meno amici, ma soprattutto si ha la possibilità di procedere all'annullamento del matrimonio attraverso delle procedure fittizie molto false. Ovvero basta far credere di avere la residenza e anche in quel caso si compra in maniera anche piuttosto economica e soprattutto si usano le perizie mediche che attestano, perché per annullare un matrimonio comunque bisogna dare delle motivazioni giuridicamente compatibili. E quindi perizie mediche che attestano o l'impotenza maschile e in alcuni casi anche viene definita femminile con appunto delle descrizioni terrificanti che le donne accettano di isteria, di ossessione dell'amore fisico, appunto cose veramente incredibili, o altro aspetto che è quasi divertente da tanto che è assurdo, l'imposizione dei genitori, in cui si attesta che il matrimonio è stato celebrato in quegli anni là, quindi in quegli anni abbastanza complicati, perché è imposto dei genitori, addirittura con le testimonianze dei genitori stessi che devono andare in tribunale a dire sì, è vero,
uno fra questi è Longo, cioè voi pensate, il vice segretario di partito, comandante di tutte le brigate possibili e immaginabili, che accetta di annullare il matrimonio per l'imposizione dei genitori. Quindi, tutto questo, appunto, poi entreremo anche nei particolari se me lo chiederete, ha un'altra particolarità, cioè che sono solo i dirigenti a usufruire di questa bella via di fuga, nel senso che ciò che non è permesso ai militanti, perché i militanti comunque devono dimostrare di essere seri, assolutamente irreprensibili, eccetera eccetera, è invece concesso ai dirigenti di partito. Questo cosa dimostra? Due cose fondamentali. La prima è che il Partito Comunista è un partito gerarchico, ma in maniera veramente pesante, in cui appunto si propaganda l'idea dell'uguaglianza, eccetera eccetera, ma in realtà ha una protezione fortissima nei confronti dei dirigenti, quindi una differenza di trattamento molto forte tra il gruppo dirigente e la base. Secondo, anche questo non credo che di non svelare assolutamente nulla di nuovo, il Partito Comunista è un partito fortemente maschilista, in cui tra il dirigente e il militante di base, ma c'è una differenza enorme tra i maschi e le femmine, tra gli uomini e le donne, perché ciò che è consentito ai dirigenti di partito uomini non è consentito alle donne. E nel mio lungo studio appunto vediamo la particolarità delle donne, che sono le uniche che si ribellano anche a questa pratica dell'annullamento a San Marino. Si ribellano perché non accettano, e questo sarà il caso per esempio di Rita Montagnana, di appunto utilizzare queste motivazioni mortificanti veramente dal punto di vista personale, anche se rimanevano dentro le carte del tribunale sanmarinese, insomma era una questione di dignità personale, no? E dall'altra, altro aspetto appunto di forza di una come Teresa Noce, si ribella perché dice: il codice comunista, l'etica comunista non può accettare appunto questa via di fuga, questo escamotage, che è ancora peggio rispetto a quello dell'annullamento religioso. Insomma, i comunisti non possono avere una doppia morale, dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Quindi, ritornando al nostro ragionamento iniziale, il dopoguerra è il periodo appunto che decreta di fatto questo cambiamento dei costumi molto forte, e quindi una diversità da questo punto di vista rispetto alla vita precedente. La resistenza all'antifascismo era una cosa, il dopoguerra è un'altra. Terzo punto, e qui dopo mi fermo, sempre dal punto di vista cronologico, è la guerra fredda. Perché la guerra fredda ha un riflesso così forte sul piano appunto delle questioni personali, delle questioni amorose, delle questioni affettive? Perché quella contrapposizione di cui dicevo prima tra la Chiesa comunista e la Chiesa cattolica ha un'accelerazione. Siamo nell'ambito appunto del bipolarismo, dei due modelli che si contrastano l'uno con l'altro, e quindi il Partito Comunista gioca da una parte in difesa. Perché? Perché la Democrazia Cristiana, quindi l'altro fronte, l'altra Chiesa, dipinge i comunisti come i distruttori della famiglia. Avete presente quelle immagini dei manifesti della campagna elettorale del 48, in cui la Democrazia Cristiana raffigura il Partito Comunista come il diavolo che strappa dalle braccia della mamma il bambino, no? Perché i comunisti sono
i distruttori della famiglia, giocando su che cosa? Giocando su un equivoco, su una parola sostanzialmente, su una definizione, cioè quella dell'amore libero, voluto, praticato, teorizzato da Lenin e appunto diffuso in Russia. Ma l'amore libero che cos'è, secondo le teorie leniniste? È l'amore liberato dal gioco economico, no? È un amore che una famiglia, una coppia che deve essere formata non per risolvere la povertà, per risolvere la vita grama dal punto di vista economico, cioè una scelta che non debba essere dettata da ragioni finanziarie. Quindi la teoria di Lenin è quella di tipo ideologico-economico, no? I democristiani cosa fanno? Utilizzano questa allocuzione in senso propagandistico, cioè dicono: tutti i comunisti sono i fautori dell'amore libero, cioè sono i libertini che cambiano la coppia, che la distruggono, che eccetera eccetera eccetera. E quindi questa è una propaganda che funziona moltissimo per dal 48 in avanti, di fronte alla quale il PC si deve difendere, e si difende con l'unica nell'unica strada possibile, cioè quella di dimostrare che i comunisti sono affidabili, che sono moralmente integerrimi, eccetera eccetera. E per farlo che cosa fanno? Lo diciamo codificano dal punto di vista degli statuti di partito. Io non avevo mai trovato, e sono rimasta molto colpita da questo, che negli statuti del partito dal 48 in avanti, fino a, tu ne hai letto un pazzo, almeno fino al 56, viene iscritto e proprio considerato come un articolo fondamentale dello statuto quello che il buon comunista deve essere, dal punto di vista morale, assolutamente irreprensibile, perché funziona da esempio per tutti gli altri. Ma questo è un articolo che in parte sicuramente rispecchia quella che è l'identità di un partito moralmente bacchettone, insomma, no? Perché poi in realtà non è molto diverso da quello, ma proprio per una sorta anche di difesa nei confronti dell'attacco della Chiesa cattolica, e della morale cattolica in senso generale. Quindi da una parte è, diciamo così, segna quello che sarà la storia del partito, e dall'altra però è proprio funzionale a dover contrastare quella propaganda anticomunista che si andava diffondendo. Quindi questo è il termine del mio viaggio. Perché mi fermo qui? Per una ragione molto semplice, che dagli anni 60 in poi cambia tutto. Non certo cambia per il Partito Comunista. Sappiamo benissimo che le difficoltà del PC su questi piani sono enormi, fino alla legge del divorzio del 70 e al referendum del 74. Berlinguer non ci ha mai creduto sull'idea che il referendum potesse andare come è andato, perché la società si è dimostrata più avanti rispetto ai partiti. Però dalla metà degli anni 60 in poi questa logica, così come vi ho descritto, non funziona più, oppure funziona solo in parte. Quindi il mio intento è stato quello di ripercorrere questo tema, avendo ben chiaro questo inizio e questa fine, perché poi da quel momento in avanti cambia. Stimolato tantissimo, mi hanno scritto a riaffrontare anche tutta una serie di tematiche che in un modo o nell'altro, insomma, mi hanno anche riguardato nella mia storia. E devo dire che questo discorso
discorso donna e comunismo, rapporto uomo-donna e comunismo, religione e comunismo, sono veramente fondamentali, soprattutto il terzo, religione e comunismo. Quando lei parla di fede russa, la fede delle prime pagine del libro, io penso che non è soltanto un discorso di religione, nel senso di adesione a una religione così mistificamente intesa, ma è un discorso proprio di atteggiamento religioso, no? E questo è molto importante. Molto importante e connesso con questa immagine di cui lei ha parlato anche adesso, che il Partito Comunista si fa delle masse femminili, delle masse in genere, delle masse femminili in particolare, che sarebbero integralmente cattoliche. Ora, questo è un discorso, se vogliamo, parziale, non è tutto così. E però nel momento in cui lo si dà per scontato e per immodificabile, si rinuncia anche a fare un minimo di opera di lavoro per una trasformazione, insomma, che è quello appunto che il Partito Comunista ha sempre fatto. Leggendo mi veniva in mente molto spesso, anche se lei non lo dice mai esplicitamente, però l'ha detto adesso, insomma, il termine doppiezza. Questo termine doppiezza che di solito si applica alle grandi tematiche, no? Togliatti, il Partito Comunista, hanno questa doppiezza nei confronti delle grandi tematiche politiche. Invece credo che si attenga molto fortemente a questo argomento che trattiamo stasera. E allora, però, per parlare di doppiezza dovremmo anche vedere un attimo la diversità, lo iato tra la teoria e la prassi. Lei spesso fa riferimento a un vecchio testo di Daniela Pasti, I comunisti e l'amore. Non lo conoscevo, sono andata a guardarlo e tra l'altro ho visto che all'inizio, insomma tutta la prima parte, fa una rapida carrellata proprio su quella che era le basi teoriche del comunismo, a partire dal giovane Marx, e tira fuori queste frasi bellissime che il giovane Marx scrive nelle opere filosofiche giovanili, che però poi si perdono nel momento in cui invece si dà l'onnipotenza ai rapporti di produzione, per cui una volta cambiati i rapporti di produzione cambia tutto automaticamente, che è poi la posizione anche di Lenin, se vogliamo, che da lì a cascata, no? E credo che sia un po' questo la radice di tutte le problematiche. Ora, su questo, insomma, se guardiamo la vita privata di Engels, dello stesso Marx, dello stesso Lenin, appunto, no? E anche lì ci sono davvero delle differenze enormi tra il funzionario di base, chiamiamolo così, e il dirigente, perché questa differenza di trattamento è comunque presente dall'alto al basso, seguendo le gerarchie appunto delle singole federazioni. La direzione era super straprotetta, ma anche i capetti locali lo erano nei confronti degli altri. Questa gerarchia è presente ovunque, in tutte le strutture dei partiti comunisti, perché fa parte dell'essenza del Partito Comunista stesso. Sembra una contraddizione in termini, da un certo punto di vista, il partito che ideologicamente è a favore dell'uguaglianza, della giustizia sociale, eccetera, eccetera, a livello pratico è assolutamente e ovunque così. Quindi questa marcatissima appunto impostazione gerarchica e marcatissima impostazione antifemminile, perché anche nei casi in cui vengono promosse le commissioni femminili sono semplicemente per creare un piccolo ghetto diciamo di riserva indiana, insomma, non certo perché viene considerata la questione femminile come una questione da trattare. Quindi questi due caratteri, gerarchico e antifemminile, chiamiamolo così, che può essere appunto tradotto in maniera un po' più elegante sul maschilista, fanno parte esattamente di tutti i partiti comunisti. Certo, comunque volevo dire una cosa, certo, comunque sono gli anni, in qualche modo vedo in pubblico, ci abbiamo Amichetti, che è l'autrice del libro Gramsci, nel cielo carcere degli eletti, devo dire che forse capisco perché in quegli anni le lettere di Gramsci escono fuori in quella maniera, perché poi la Chiesa di per sé, mi spiace, ma dico proprio, insomma, io la Chiesa la vedo sempre che esiste per schiacciare qualche cosa, quindi voglio dire forse
per avere il predominio. Il predominio, e quindi tutto sommato, quindi voglio dire, troviamo e fa, diciamo in qualche modo, troviamo un cerchio, perché questa posizione della Chiesa poi tutto sommato tende proprio della Chiesa, la fede rossa, diceva Teresa prima, poi schiaccia la possibilità di un discorso diverso che direi che fa proprio coincide con quello che dice nel tuo libro, insomma, in qualche modo. C'è qualche domanda che vorresti fare? Posso solo aggiungere che l'alleanza di chi è più esperto di me è Iannaco, che è più esperto ovviamente di storia comunista, molto più adatto a parlare di questo. Beh, il discorso dell'uguaglianza che lei ha toccato adesso è il punto nodale di tutta la questione, diciamo, manca proprio una teoria dell'uguaglianza tra gli esseri umani, e che specificamente deve partire da quella tra uomo e donna. Questo poi si rispecchia in una, come dire, struttura gerarchica, per cui i governanti e i governati, certo, i dirigenti e i diretti, il maschio e la femmina, diciamo, la disuguaglianza si rispecchia assolutamente su tutto. Questo è il conto, è stato quello che è stato accennato prima il fallimento di Marx, XIX, diciamo, che ha perduto la ricerca, diciamo, di una realtà umana che non fosse spirituale nel senso di religioso, lascia poi far ricadere anche il comunismo velocissimamente, diciamo, su posizioni assolutamente religiose. Il sogno rivoluzionario dell'uguaglianza tra uomo e donna, che poi si ripete, ieri sera ho visto il film di Ken Loach, bellissimo, sulla rivoluzione, sì, sulla guerra civile spagnola. Il sogno dell'uguaglianza che c'è anche nella resistenza tra uomo, e questa vicinanza ideologica soprattutto, naufraga miseramente in frettissima. Lenin aveva già tradito tutto, ma già Lenin con la NEP, era con Montaigne, accusa, diciamo, no? Quindi il problema è gravissimo da questo punto di vista. Gramsci, se vogliamo, non riflette, forse viene perseguito per questo, perché nel suo ateismo, nella sua laicità radicale, perché qui bisogna tirare fuori la questione, una parola che ancora non è stata detta, che è cattocomunismo, perché è inutile parlare di doppiezza. Cattolici e comunisti sono stati la stessa cosa, era una finta, Peppone e Don Camillo, è una finta quella cosa lì, è per l'appunto buona per fare dei film, ma in realtà, o per fare una pubblicità di poco prezzo, finché la gente era molto ignorante negli anni, a terrorizzare i contadini, ed è per questo che Gramsci vagheggiava una nuova egemonia dal basso, no? Perché la Chiesa imbrogliava, imbrogliava mentendo che i comunisti erano ancora più moralisti, e questa cosa è durata molto più a lungo degli anni 60, perché l'abbiamo vissuta negli anni 70, insomma, fidanzato di un operaio, no, un aspirante che mi diceva che aveva bisogno del permesso del partito, e questo era negli anni 70. Ah, certo. Ti avvicinano, no, mica matrimonio, ti avvicinano, ti parlano durante una manifestazione, cioè cose penosissime, voglio dire, ma a livello negli anni 70. Quindi Gramsci, se vogliamo, è la punta più avanzata da questo punto di vista, perché non deflette sui rapporti privati mai. Quindi il rapporto con le donne non lo perde, ce l'ha lui un sentimento, diciamo, una tendenza all'uguaglianza. Ma una vera teoria dell'uguaglianza, che può essere solo una teoria, una nuova antropologia, diciamo, quella che poi voleva, non c'è. I comunisti pagano questo prezzo, l'alleanza l'ha fatta Stalin già con la Chiesa. Sono d'accordissimo. Ecco, questa è le connessioni sentimentali gramsciane vanno avanti su tutto. Questo problema lei lo affronta nel suo libro sul discorso dei sentimenti, il sentimentalismo, e devo dire che io sono andata ieri sera a rileggermi un po' il suo libro, perché l'avevo già letto, però volevo trovare qualcosa di specifico. Sono andata sull'introduzione e il finale della sua introduzione mi ha colpito tantissimo, e devo dire che l'ho appuntato per riportarlo un po' in maniera precisa, perché tra l'altro mi ha stimolato ad andare a trovare la citazione di Gramsci, visto che stiamo parlando, e quindi sono andata a vedere insieme dove e quando aveva parlato di questa cosa, e volevo metterla a disposizione degli altri per dire quanto lui avesse
era arrivato a un'elaborazione, probabilmente sulla sua pelle, sul suo vissuto, dei rapporti interumani all'interno del partito e del tutta la problematica che c'era in questo partito. E poi lui si è trovato in un carcere, ma probabilmente il carcere che più gli era pesato era quello appunto di questo partito, di questo rapporto poi fondamentalmente con Togliatti. E volevo leggervi un po' questo. Lei chiude la sua introduzione con una citazione di Gramsci, appunto, che commentando la filosofia di De Man sottolineava come i sentimenti popolari non dovevano essere ritenuti qualcosa di trascurabile e di inerte del momento storico, ma uno scambio imprescindibile tra governati e governanti, come diceva anche Noemi, tra diretti e dirigenti, per realizzare la vita d'insieme che sola è la forza sociale. E poi lei dice appunto che gli ideologi del PC non hanno ascoltato assolutamente questo insegnamento. Io mi sono andata a vedere tutta la citazione, non è lunghissima, ve la voglio proprio leggere. Egli analizza, prima di questa conclusione appunto che ho appena letto, il passaggio dal sapere al comprendere, al sentire, e viceversa, dal sentire al comprendere, al sapere. L'elemento popolare, quindi, diciamo, i diretti, come direbbero quelli del partito, sente, ma non sempre comprende, e la passione cieca e il settarismo dall'altra. Lui dice: l'errore intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentimento, ed essere appassionato non solo nel sapere in sé, ma per l'oggetto del sapere, che appunto è l'essere umano. Cioè, che questo l'ho aggiunto io, cioè che l'intellettuale possa essere tale, non un puro pedante, se distinto e staccato dal popolo-nazione. Cioè, senza sentire le passioni elementari del popolo, comprendendole, quindi spiegandole, giustificandole nella determinata situazione storica e poi collegandole dialetticamente alle leggi della storia, a un superiore concezione del mondo scientificamente e coerentemente elaborata. Cioè, questo diventa poi il sapere. Non si fa politica, storia, senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali e popolo-nazione. Questo era appunto l'egemonia intellettuale. In assenza di tale nesso, i rapporti dell'intellettuale col popolo-nazione sono o si riducono a rapporti di ordine puramente burocratico e formale, potremmo aggiungere noi di potere solamente, e non di volere appunto che ci sia una trasformazione sociale e quindi anche nei costumi, nel modo di essere, nei rapporti. Cioè, senza questa connessione sentimentale, ecco, quindi in assenza di tale nesso, i rapporti dell'intellettuale col popolo-nazione sono, si riducono a rapporti di ordine, appunto sto ripetendo, puramente burocratico e formale. Gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio. Cioè, lui aveva detto tutto, ed è quello che poi, questo lui lo scrive nel 32, quindi ormai aveva già compreso quello che c'era all'interno del partito, che cosa poi andrà avanti, e lo stalinismo era più che avviato e ben definito, eccetera. Quindi Fagioli che parla di questa ricerca sull'essere umano e quindi delle dinamiche umane. La cosa che mi viene in mente sentendo questo qui è che
Poi salta fuori la faccenda che non è stata appunto indagato il rapporto uomo-donna. Cioè, a me mi sembra ci sia questo sotto. Tutto quello che è stato detto poi alla fine no, fa emergere questa cosa. Io penso, forse questo è il vizio di forma della teoria del pensiero di Marx, quello che è stato detto il 19enne che ha fallito. No? Tu pensi che sia casuale? Io no. Ma non è casuale, storicamente ci sono, sappiamo quello che è successo, ci abbiamo il logos occidentale, ci abbiamo la Chiesa, ci abbiamo, cioè una tradizione culturale tale che chiaramente ha portato a confondere completamente le idee. E quindi Marx non ce l'ha fatta, anche perché c'era questo condizionamento culturale. Ma l'uguaglianza, il comunismo voleva l'uguaglianza, non c'è riuscito perché non aveva la possibilità di riuscire a capire, ma per superare appunto queste cose, come fai a non considerare anche i rapporti appunto tra umani e soprattutto il rapporto uomo-donna? Poi è chiaro che alla fine non ce l'hanno fatta, insomma, questo voglio dire. Con appunto con il discorso della volontà di Lenin, che appunto lei fa questo discorso, poi arriva l'amento, no? Quello che dice anche lui sul comunismo relazionale, arriva l'amento e ok, d'accordo, le donne devono tornare a casa, devono pensare alla famiglia, no? Si mette questo, perché è emozionale, economicamente, esatto. Anche la resistenza, no? Diciamo quello che succede negli anni 50 o qualche anno dopo, nel momento così, così c'è la ricostruzione della donna e le donne tornano indietro, cioè molto facile. Un clic, passi e torni indietro. Anche le donne di Piazza Tahrir, se vuoi, no? Delle ultime rivoluzioni. Certo, sì. Primavere anche. Certo, le donne vorrebbero fare indietro, poi quando hanno votato di nuovo i fratelli musulmani, certo. Cioè, da caso, un'altra religione. Certo. Infatti questo discorso è anche, questo libro è anche appunto importante anche come, perché effettivamente anche questo discorso della donna rispetto a quello che sta succedendo adesso anche nel mondo arabo, no? Cioè effettivamente la cosa che colpiva è che cioè, riescono a far passare dei messaggi per cui alcune le donne vanno poi, sono le ragazzette inglesi che vanno in queste cose e vengono attratte da questo mondo. Devo dire che in questo è magistrale sempre anche il discorso di Togliatti, sempre grazie alla ricerca che abbiamo fatto, grazie a qualcuno che è qui sui discorsi di Togliatti e le donne del 1945. E che è veramente incredibile quel contesto, perché certo cioè, Tognetti insomma era uno che non era proprio veramente sciocco, insomma, però perché, a molti effetti, però insomma, nel 1945 lui dice un testo che insomma l'ho letto e mi ha fatto saltare, lui dice non c'è mai stata uguaglianza tra uomo e donna. 1945 tu salti e dici cavolo, porca miseria, perché è attualissimo. 1945 dalla rivoluzione francese si parla di uguaglianza, per te fraternite, ma per la donna non c'è mai stata questa uguaglianza. E tu dici voi ci siamo, accidenti. Dopo quattro pagine lui fa il discorso delle donne, che le donne sono Santa Caterina, che sono, si sono organizzate, sono Santa Caterina da Siena nell'ambito della Chiesa Cattolica, Santa Teresa d'Avila. Per la mia avesse messo la principessa di Belgioioso, dico porca miseria, insomma, le riprende così, non è assolutamente, e fa tutto questo discorso per cui dice ma no, ma insomma il cattolicesimo che fondo in fondo non è negativo per le donne, cioè fa tutto un discorso per cui ti ricicli negli anni 70 per le guerre città Santa Maria Goretti, esatto, che è come anzi più, anzi quella di più possibilmente, perché il discorso che facevano anche, ecco su questo è interessante, il discorso che facevano anche gli uomini su se stessi, tu devi essere integerico di più, tu devi essere di più, insomma voglio dire, no, ma nella vita dov'è, voglio dire, questo ti attrapisci, insomma, la donna di più, però come dice giustamente Anna Donelli, una riga che mi ha fatto veramente morire, che lei dice che c'è tutto questo regolamento, tutte le cose che fanno, però delle volte le cose non vanno un po' così bene, sto parlando adesso del Partito Comunista, no? Scusate, ho fatto un salto, e lei dice effettivamente il Partito Comunista è così rigido, però a volte le cose non vanno come vanno perché le donne non accettano semplicemente questa cosa, sparigliano. Però effettivamente accontentarsi soltanto di essere quelle che sparigliano questa cosa incomincia, non è più. Poi sparigliano poco oggi, insomma, no? E poi in poche e poche. E c'è un'altra cosa che voglio dire, perché oggi poi, tornando sempre a questa voglia che noi abbiamo di dialogare con la storia e con oggi, no? Lì c'è effettivamente la contrapposizione, eccetera. Oggi c'è tutta una specie di melassa che passa, sembra che tutto è superato, eccetera. Io non credo che sia superato neanche per niente. Oggi per quello che riguarda il discorso di Piano, di conquistare, è stato citato da più persone come il discorso poi della, effettivamente lo dico io che non sono,
sia grave niente, però magari c'è qualcun altro, perché non può dire che è un discorso di veramente di partire dall'uguaglianza e dalla diversità dell'uomo e della donna. Questo poi è il discorso, di partire proprio da questa cosa, non soltanto come fatto di graziosa diversità, ma come fatto proprio di teoria che ti consente di vivere questa cosa. Forse si può ripartire da questo, insomma, no? Perché poi nessuno vuole essere uguale all'altro, dobbiamo essere anche diversi, insomma. Però forse ci abbiamo tante cose da fare in questo periodo, quindi meno male il nostro periodo è questo, insomma. Posso un altro? Sono una cultrice delle diversità, quindi. No, io innanzitutto mi sembra la, come dire, la preziosità del tuo libro che esplora questi aspetti che non sono mai, diciamo, sono sempre tenuti un po' nascosti, no? E dice, quando vai a fare la ricerca, questi aspetti del privato, no? No, sono sempre tenuti nascosti, non si trova traccia, eccetera. E mi, diciamo, convince molto questa, lei dice le due chiese, no? Cioè la chiesa cattolica, che è uguale proprio a lo specchio proprio della chiesa cattolica. Dentro il partito comunista ci sono gli stessi riti praticamente della stessa cosa, e c'è la fidelizzazione al partito comunista proprio attuata con le stesse tecniche, diciamo, di della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cattolica, no? Stalin, no? Era il papa dei comunisti, e questa cosa veniva alimentata, questo tipo di propaganda. La curiosità che mi viene è diciamo, la storia del rapporto uomo donna e il problema è quello, è una cosa che va molto al di là di questo, che arriva molto prima e va anche molto dopo, perché quello che diceva la compagna delle primavere arabe, come sono finite per quanto riguarda le donne, eccetera. Mi veniva questa curiosità, quindi non so se magari lei che ha studiato queste cose, c'era tutta un'altra parte della sinistra, diciamo, italiana, che ai tempi, nell'immediato dopoguerra, era anche maggioritaria rispetto al comunismo, diciamo, al partito comunista, che era la tradizione socialista, il partito socialista, che era tutta una tradizione che si origina dall'Ottocento. Sicuramente per i socialisti la cosa è molto diversa che per i comunisti. I socialisti sono molto più di derivazione, diciamo, anche più anarchica, sono molto più laici, molto più eccetera. Quindi non so se lei dal suo punto di vista ci può dire come poteva essere, ecco, per quanto riguarda i socialisti, no? Questa cosa dei rapporti, diciamo, con le donne, uomo-donna all'interno dei partiti. Hai ragione quando dici che il Partito Socialista è forse il vero partito modernizzatore dei costumi. Da questo punto di vista era già abbastanza evidente nel dopoguerra, cioè da anni in avanti, ma c'è un aspetto fondamentale del fatto che sia poi questo accento di modernizzazione, scusate le mie zette romagnole, sia stato accantonato, perché i socialisti vengono brutalmente sconfitti nel fronte popolare. Fronte popolare che, come sappiamo, tiene uniti per la prima volta elettoralmente comunisti e socialisti, ha una sconfitta pesantissima nei confronti appunto della Democrazia Cristiana. Da quel momento in avanti si rompe l'unità delle sinistre, quella che appunto tutti ancora sono lì a cercare di rincorrere, mai ce la fanno. E il Partito Socialista diventa partito minoritario sia dal punto di vista elettorale ma anche dal punto di vista della formazione. Non riesce a erodere nulla di quella contrapposizione tra le due chiese. Esiste, e soprattutto su questi temi appunto più laici, più legati alle questioni familiari. Sansone è il primo che è un
dirigente socialista, è il primo che avanza la proposta del piccolo divorzio a metà degli anni 50, no? Quindi è quello che dà il segno di come un partito che è dal punto di vista elettorale minoritario continui a insistere su questi piani. Però aveva il grande handicap che non riusciva a entrare dentro questa contesa, è sempre stato ai margini, però mantenendo forte quest'anima laica. E quindi 60 e 70, gli anni 60 e 70 sono stati gli anni in cui questi temi diventano appannaggio soprattutto dei movimenti, no? Che diventano il motore appunto del cambiamento del costume. Poi arriva Craxi e nella società dello spettacolo cambia tutto, in cui appunto la spettacolarizzazione del privato comincia la sua grande ascesa e io ritengo che dagli anni 80 Berlusconi non sia cambiato molto, insomma, no? Per capire il berlusconismo bisogna trovare le radici in quegli anni 80 e soprattutto in questa idea appunto che la spettacolarizzazione in senso ampio, compreso il privato, comincia a diventare fondamentale nella contesa politica e anche nella presenza politica. Però appunto l'accezione del socialismo e del partito socialista laico modernizzatore purtroppo è stata soffocata proprio per la presenza delle due chiese, però c'è assolutamente. Per il veto sovietico. Beh certo, quello sempre è determinante. Adesso mi chiamo Giampiero Pino e sono nominato. Intanto la voglio ringraziare perché noi abbiamo letto con molta attenzione il suo libro, abbiamo discusso per quattro sere lunghissime ore. Il problema della sessualità non è mai stato affrontato a livello della sinistra. E quindi noi che veniamo da esperienze di ricerca e di analisi collettiva e che invece puntiamo in maniera molto forte sul problema della sessualità perché è il rapporto uomo-donna, senza il quale non è possibile coniugare, come diceva Noemi, l'uguaglianza con la libertà. È chiaro che ci ha stimolato, come lei avrà visto e sentito, a tantissime ricerche. Il suo lavoro è bello perché lei appartiene, penso, e lo dice anche nella prefazione, a questa nuova storiografia che non si muove più sulla neutralità dell'economico, dei sistemi economici o macroeconomici, ma cerca nelle emozioni e nei sentimenti una possibilità di andare a ricercare quasi un irrazionale all'interno della storia. E questo è molto carino, molto bello, veramente coraggioso da parte sua, perché sicuramente l'avrà esposta a notevoli colpi bassi e si legge anche. Chiaro, affrontare il problema della sessualità, io sono convinto che i comunisti non hanno mai tradito, lo dico in maniera spassionata. I comunisti così erano, così avevano promesso e così sono stati. Non hanno mai tradito se stessi o... Non hanno mai tradito se stessi. E quelle anime sensibili che avevano capito questo dalla volontà di Gramsci, infatti poi alla fine hanno dovuto pagare in maniera durissima questa loro sensibilità. Perché introduceva all'interno del concetto di uguaglianza, perché Togliatti parla dell'uguaglianza, poi parlano dei sentimenti, il popolo deve lottare, deve partecipare con passione, e quello popolo si operava, lottava, moriva, capito? Però poi parlavano solo da un punto di vista materiale, l'uguaglianza cosiddetta materiale, e quindi è chiaro che con gli uomini abbiamo parlato dopo. Perché, come hanno detto giustamente le compagne, il problema fondamentale era proprio come coniugare l'uguaglianza con la libertà. E per fare questo bisogna ritrovare una dimensione di immagine interiore che nelle teorie, diciamo, attualmente dominanti non c'è. Non c'è. E l'unica, diciamo, a livello nazionale, europeo, diciamo, cultura, ormai possiamo dire proprio cultura,
che viene avanti in questo senso è proprio quella che nasce dalle teorie di Massimo Fagioli e dall'analisi progettiva, che non a caso ultimamente anche col Corriere della Sera sull'analisi della problematica dell'introduzione del nazismo nella filosofia idee, e infatti i comunisti subito dopo la guerra portano, diciamo, questo pensiero così violento all'interno della loro cultura. Quindi chiaro che qui si stimolano, secondo me, ci vorrebbe, non so, quanti giorni e giorni e giorni. Però ecco, io sinceramente posso dire a livello personale, la domanda che le faccio è questa: la capacità dei Gramsci e della volontà, di quelli che hanno provato a resistere, non solo loro, però quelli più importanti. Noi abbiamo letto per esempio anche Vassilissa, questo romanzo della volontà, che è squisito, umanamente squisito, veramente è qualcosa che dice la descrizione della donna comunista, della sua adesione alla teoria comunista, avanguardia, che poi piano piano nel rapporto interumano scopre in maniera centellina, giorno per giorno, questa separazione che c'è fra un essere umano che cerca se stesso e quindi c'è un po' di immagine interiore e questo apparato così violento. Allora se la domanda io le faccio è perché in queste persone è rimasto qualcosa di un'immagine, di una fantasia della nascita, o è invece una cultura, diciamo, puramente culturale? Sollevato delle questioni davvero che meriterebbero di essere dibattute molto più approfonditamente e sulle quali in alcuni casi mi trovo pienamente d'accordo. E provo a rispondere in maniera così anche semplificata, ma forse chiara e diretta. E tutto quello che usciva, e uso ancora Gramsci, dalle connessioni sentimentali non era facilmente gestibile dal punto di vista politico, e quindi proprio per questo diventava un pericolo, e quando le culture politiche avvertono i pericoli si difendono, e si difendono nella maniera più bieca possibile, che è quella di estrometterle, e quindi di fare in maniera tale che quelle connessioni non intacchino quelli che sono gli apparati, quelli che sono le posizioni di potere. Quindi credo che sia la difesa più forse comprensibile su quel piano, ma più incapace di comprendere poi la complessità della realtà umana, la chiamava Spriano, e mi pare che sia una bella definizione. Sette e mezza il tempo volge alla chiusura, perché appunto c'è anche un treno che ci aspetta. Non so se non abbiamo tempo per un'ultimissima domanda, se qualcuno vuole farlo. Solo una battuta: speriamo che tutti quanti diventiamo almeno un po' intime, perché è l'unica possibilità, oltre grandi mi sembra un'ottima chiusura. Grazie a tutti, grazie a tutti. Faccio il cartello, storia politica e sociale delle feste limitate, dove si vede l'importanza di queste masse. E poi un'ultima cosa, abbiamo intercettato il professor Mario Snenghi, che dovrebbe venire giovedì 12 prossimo. Noi ci stiamo lavorando per questa cosa, giovedì della settimana prossima dovrebbe venire. Esatto, sì. Allora naturalmente poi ci stiamo lavorando, perché lui è viene della Padova, quindi c'è la possibilità che ci vediamo giovedì prossimo. Ecco, volevo dirvi soltanto questo, però poi comunicheremo esattamente con precisione quello che insomma deve essere. Vedo gli sguardi smarriti, ma il gruppo storia esiste. Ve lo consiglio molto, Snake. Brava Sonia!
Grazie.